Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video. Io sono Fabrizio e quest'oggi voglio parlare di anticipo e voglio fare i complimenti a Fabrizio Nicci per la vittoria della gara di ieri. Come vedete dietro la live stream che ho commentato ieri, è stato veramente bellissimo, mi sono stradivertito. Vorrei però approfittare di questo video per dar conferma a tutti quelli che sono stati post gara e tutte le discussioni che ci sono state nei post gara, perché è ovvio che essendo un campionato test ci ha dato modo di poter fare riflessioni ed analizzare un po' quello che è il campionato strutturato in questo modo per dar modo di organizzare un altro strutturato sicuramente in modo diverso. La base comunque sarà come obiettivo il divertimento, però è anche vero che bisogna innalzare un po' il livello in termini di qualità, non dei piloti o delle piste o delle moto che si scelgono, ma della gestione del regolamento e del comportamento in pista, perché effettivamente è quello che infastidisce di più, soprattutto quando uno si spara 300-400 giri in 2 settimane per allenarsi e poi va giù in pista e la prima curva lo sbattono fuori. Quindi, cosa sto dicendo con questo? Che il prossimo campionato è praticamente sicuro al 100% che sarà organizzato a partire da settembre, sarà molto più lungo. Si parla di 10 date, il simulatore probabilmente sarà ancora a 7 corse per PC. La mod, anche qui molto probabilmente potrebbe essere una RS01 Renault, che piace a tanti, più potente della Seat Leon TCR, ma comunque facile da guidare, in cui potrebbe offrire un po' più di battaglia, anche se comunque non ne sono mancati in questo campionato attualmente, che si termina comunque, vi ricordo, il 3 agosto prossimo. Quindi vorrei confermare un po' tutto quello che si è detto, la necessità di avere una struttura organizzativa un pelino più severa, con un regolamento ben integrato in termini di regolamento di comportamento, ed una struttura con una commissione di gara che possa intervenire in caso di diatribe in pista, in modo tale da dar giustizia, tra virgolette, passatemi il termine, a chi si è fatto un mazzo così durante la settimana per prepararsi alla gara e che subisce un torto. E anche per smorzare quegli animi di piloti che hanno troppa foga, troppa adrenalina, da dargli modo di dire: se io butto fuori una persona, probabilmente poi tutto lo sforzo che ho fatto in pista lo perderò, perché la commissione di gara non esiterà a darmi le mazzate. E in questo modo qua strutturiamo appunto in termini di regolamento. Perché rimanere su Assetto Corsa? Perché abbiamo una conoscenza profonda del funzionamento di Assetto Corsa e dei server, e quindi di conseguenza per noi è molto più facile, sarebbe diciamo una corvée in meno andare a studiare gli altri server e come funzionano. E poi sappiamo che comunque abbiamo un gruppo già bello che è pronto, che è ancora con i denti di fuori per partecipare al prossimo campionato. E siccome si hanno possibilità di avere tanti slot, perché no, poter fare dei campionati molto più corposi in termini di presenza, anche se comunque avevamo raggiunto le 32 iscrizioni, ma chi per una cosa e chi per un altro non ha potuto partecipare. Oltretutto, il servizio live streaming, la chiamiamo servizio, è piaciuto, perché comunque ci sono state un poco meno di 300 visualizzazioni in meno di 16 ore dalla pubblicazione di questo video, e in streaming comunque c'erano costantemente una ventina di persone collegate, quindi mi sembra non male per un canale piccolo come SimDrivers, con neanche 1000 iscritti, che sono tanti per me, però voglio dire, sapete che nella comunità di YouTube 1000 iscritti sono pochi. E soprattutto per un settore di nicchia, credo che una live di questo genere ha fatto comunque il suo successo, e per questo ringrazio innanzitutto tutti voi che mi seguite, tutti gli iscritti e i piloti che comunque ci hanno offerto ieri specialmente uno spettacolo che a me ha divertito tantissimo. E ve lo dico perché non ero in pista, io sono un pilota virtuale, anche se della domenica, e mi rodevo un po' di non poter lottare in pista, però è stato veramente un gran piacere e un privilegio per me poter commentare quella live, e spero che vi sia piaciuto. Tornando all'argomento principale, quindi cercheremo di strutturare un campionato in modo un po' più serio in termini di regolamento. Come dicevo, c'erano persone che avanzavano la possibilità di poter far pagare un'iscrizione, ma io sono contrario, perché la base è divertirsi e prendere l'impegno di pagare. Cioè, ragazzi, un campionato deve essere gratuito, secondo me, quindi a me non mi va tanto.
Certo, se dovessimo mettere dei premi dal primo al decimo, allora lì si potrebbe pensare di fare un'iscrizione, ma non credo che sia l'obiettivo principale. Come dicevo, l'obiettivo principale è quello di divertirsi. Ovviamente quello che succederà è che probabilmente avremo una direzione di gara che si occuperà appunto, come dicevo, delle eventuali diatribe in pista. Io spero che la proposta vi piaccia e che si possa continuare con lo stesso divertimento e il nel cercare di allargare questa comunità che diventa sempre più bella ed importante. Se l'idea vi piace, non esitate a lasciare un commento, un like al video, iscrivetevi al canale, tanto è gratuito come al solito, la campanellina qui sotto. Noi ci vediamo presto sicuramente per degli aggiornamenti in merito all'organizzazione del campionato. Noi ci vediamo il 3 agosto, ma sicuramente con qualche video prima, per la fine del campionato. Da Fabrizio è tutto, grazie per avermi seguito, alla prossima. Ciao!